Apriamo questa edizione del TG2 da Gerusalemme, dove poche ore fa è stato firmato un accordo storico, il reciproco riconoscimento tra Vaticano ed Israele. Vi sarà subito uno scambio di diplomatici e a primavera l'invio degli ambasciatori. Quindi tutto sarà pronto a Gerusalemme per ricevere Giovanni Paolo II. Questo piccolo padiglione del Ministero degli Esteri di Gerusalemme inizia ufficialmente la fine dei tormentati rapporti tra ebraismo e cristianesimo. Sono durati 2000 anni, ci sono voluti decenni di trattative segrete e da luglio 1992 il lavoro frenetico della commissione bilaterale. Yossi Beilin, che oggi ha firmato con Monsignor Celli della Segreteria di Stato Vaticana come viceministro degli Esteri, ha seguito personalmente i colloqui ed è certamente uno degli artefici principali della stesura di questo documento. Un documento che non accontenta tutti. Per la strada ebrei religiosi e superstiti della Shoah innalzano cartelli di protesta. Un documento che lascia fuori la questione di Gerusalemme, città santa, luogo di culto di tre religioni monoteiste, su cui non si sarebbe riusciti a trovare così presto una soluzione. Troppo forte il peso della storia, dei contrasti durati secoli anche tra gli stessi cristiani, che difendono con tenacia le porzioni dei luoghi santi conquistati, cattolici, ortodossi, copti, armeni. Ma il reciproco riconoscimento tra Israele e Vaticano resta comunque un momento storico. In un preambolo generale si ribadisce la piena collaborazione nel combattere ogni forma di razzismo e antisemitismo. Inoltre i due stati si impegnano contro ogni forma di terrorismo e la Santa Sede riafferma la condanna per chiunque offenderà la memoria dell'Olocausto. Da parte sua, Israele dà garanzia di libertà per il culto cattolico, punto delicato questo. Sono i palestinesi ad essere cristiani ed in parte cattolici e i palestinesi non gradiscono per nulla questo accordo. Per questo il Vaticano prudentemente smorza i toni, al contrario di Israele che lo considera un'importante conquista diplomatica. Shalom.